Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Allora, vicepresidente, ho esordito nel corso di questa puntata con un'espressione, tanto rumore per nulla, perché insomma nel corso di questi ultimi 15 giorni tante polemiche, tanti dubbi, tante perplessità sul valore della squadra, sull'operato di Mangia, insomma è bastata una vittoria ieri sera e soprattutto è bastato guardare la classifica per capire che forse si era esagerato un tantino con gli allarmismi. Ma non c'è dubbio, poi sai, queste preoccupazioni non vengono certamente da noi della società, sono più che altro di natura mediatica, quindi esterna. Noi, pur avendo subito due sconfitte assolutamente diverse l'una dall'altra, perché a Milano il Palermo effettivamente non giocò certamente una buona partita, a Roma invece il contrario, giocò un'ottima partita, non eravamo per nulla preoccupati, sapendo del valore della squadra, dello staff tecnico, quindi insomma diciamo che la nostra preoccupazione non è mai stata eccessiva, ribadisco, è stato più che altro mediaticamente impostata in questo senso, ma insomma non abbiamo noi mai avuto nessun dubbio su che il Palermo si riprendesse anche bene. Ecco, vicepresidente, che Palermo abbiamo visto ieri sera? Un Palermo abbastanza convincente, un Palermo anche duttile, che ha proposto il rombo nel primo tempo, il 4-3-1-2, poi passato all'albero di Natale nella ripresa, da apprezzare direi il buon senso e la duttilità di Mangia, che ha saputo tra virgolette sconfessare il suo credo tattico, il 4-4-2, per sfruttare le caratteristiche di giocatori importanti in organico come Setto, come Ilicic, come Zavi, no? Beh, non c'è dubbio che quella di ieri è un'ottima formazione. Abbiamo oggi una difesa composta dai due centrali argentini che secondo me sono di altissima qualità. Il centrocampo, essendo tornato Migliaccio nel suo ruolo diciamo naturale, con Acqua e con Barreto ieri ha dato diciamo grandi risultati. Non c'è dubbio che questa è una squadra nostra che è abbastanza duttile, nel senso che si può applicare a vari tipi di orientamento da parte dell'allenatore. Per adesso lui insiste con 4-3-1-2 che gli sta dando effettivamente dei risultati, perché a Roma, ribadisco, abbiamo giocato molto bene. Ieri effettivamente la partita l'abbiamo diciamo tenuta sotto controllo, l'abbiamo vinta come era giusto come la vincessimo, giocando anche a tratto un bel calcio. Quindi i giocatori sono sicuramente all'altezza, l'allenatore mi sembra assolutamente pure, quindi insomma che lui faccia giocare la squadra secondo il suo credo e secondo soprattutto i giocatori in forma chiaro. Vicepresidente, direi un aspetto fondamentale della gara di ieri è la prestazione dei due sloveni. Abbiamo visto un Josip Ilicic più presente, più continuo, più nel vivo della manovra, anche più essenziale rispetto al solito, e poi insomma ci è piaciuto tantissimo questo Armin Bacinovic, che è entrato in campo davvero col coltello tra i denti, e mi viene da dire insomma relativamente anche al confronto che i due hanno avuto con Davis Mangia, che la carota ok, ma ogni tanto il bastone fa bene, no? Ma guarda, sono due talenti, c'è poco da fare, certamente non li scopro io. Ilicic è un giocatore secondo me fondamentale per questa squadra, perché è dotato di grande classe, grandi sprazzi di gioco, diciamo in grado di cambiare spesso diciamo la sua posizione in campo, spesso è una seconda punta, a volte retrocede al centrocampo, insomma un giocatore a me piace tantissimo. Bacinovic ha avuto la sfortuna di trovare grande qualità, e parlo di Barreto e della Rocca che ieri mancava, Migliaccio, ribadisco, lo stesso Acqua, insomma oggi il centrocampo del Palermo è quanto di meglio ci possa essere, quindi non c'è dubbio che ci saranno un turnover. Per adesso è stato sacrificato Bacino, insomma può darsi che in futuro non sarà così. Vicepresidente, però dico, le è piaciuto ieri, insomma ha fatto 20 minuti abbastanza importanti, insomma ha dato aggressività, ha dato anche linearità alla manovra del Palermo, un Bacinovic ritrovato, lo possiamo dire? Sì, sì, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto il suo approccio alla partita e mi è piaciuto soprattutto, devo dire la verità, l'applauso che il pubblico gli ha campo e anche l'applauso che il pubblico ha dato a Ilicic prima della partita e al momento della sostituzione. Questo è importante perché il feeling fra squadra e giocatori e il nostro pubblico è fondamentale. I giocatori, sapendo che il pubblico li vuol bene, che li stimola, che li incita a fare meglio, credimi, danno di più. E ieri Ilicic in effetti ha fatto secondo me una partita eccellente.
Vicepresidente, sappiamo che ieri in ritiro è arrivato il presidente Zamparini, ha incontrato squadra e tecnico. Ieri abbiamo chiesto poi a Mangia come era andato questo incontro, ha detto che è stato molto distensivo, il presidente ci ha caricato. Ce lo può raccontare lei, insomma, come è stato questo incontro Zamparini-Mangia, perché sa, un po' se ne è parlato. È stato un incontro assolutamente cordiale. Ieri Zamparini era a Palermo anche per impegni suoi di lavoro, e quindi, come spesso succede, per non dire sempre, è andata a trovare la squadra, a parlare con lo staff, con i giocatori. Si intrattiene sempre molto volentieri con loro, perché sta bene con la squadra e con chiacchierare con Sogliano, con Mangia, con tutti quanti. E come sempre è stato un incontro estremamente cordiale. Lui chiedeva notizie dell'andamento della situazione fisica dei giocatori. Insomma, Zamparini è molto vicino a questa squadra, credetemi, molto più di quello che può sembrare, col fatto che lui non partecipi alle partite in diretta, ma è sempre molto molto vicino alla squadra, e con Mangia ha un ottimo rapporto. Assolutamente, tra l'altro vorrei sottolineare, vicepresidente, che c'è stato un po' una sorta di come dire, frangente spartiacque rispetto al passato, insomma, perché proprio in seguito ad alcune disquisizioni tattiche abituali da parte del presidente Maurizio Zamparini, l'approccio di Mangia è stato di grande umiltà. Ha detto Mangia: sono un tecnico che ha pochissima esperienza, quindi devo assolutamente ascoltare i consigli di chi è nel calcio da più tempo di me. Ecco, rispetto ovviamente ai suoi predecessori, questa è una svolta. Ecco, Zamparini forse dal suo tecnico desiderava proprio questo. Ma non c'è dubbio che Mangia dimostra di essere una persona intelligente, oltre che di grandi capacità, perché il presidente è ovvio che lo debba ascoltare, lui che debbano parlare sullo svolgimento, sulle tattiche. Insomma, non ci vedo nulla di strano. Zamparini praticamente mastica calcio da 30 anni, anche più, quindi ha una diciamo, sicuramente una conoscenza del mondo del calcio non indifferente. È anche giusto che i due si parlino, che poi ovviamente la formazione in campo la manda Mangia, perché i giocatori li segue lui, li conosce lui, sa chi è in forma e chi è in meno forma, ma non c'è dubbio che una collaborazione presidente, staff tecnico, quindi mi riferisco a Zamparini, Sogliano, Mangia, diciamo, questa unione fra i tre non può solo che produrre fattori estremamente positivi per il Palermo, ma li stiamo vedendo, perché la squadra effettivamente gioca bene. A me piace tantissimo questo Palermo. Se oggi questa squadra avesse un paio di punti in più, che potrebbe averli, mi riferisco a Bergamo e a Roma, dove oggi due punti li potremmo sicuramente avere nel nostro paniere, insomma, saremmo in una posizione di, ma siamo molto molto fiduciosi. Allora, vicepresidente, questa squadra ha un centrocampo forte ma muscolare, insomma, non ce lo nascondiamo, dà il meglio sicuramente in pressione, in aggressione della palla più che in fase di costruzione, quindi bisogna tutelare e capitalizzare al massimo il talento di Ilicic e Zavi. Questo ci fa pensare che difficilmente rivedremo il 4-4-2, questo sacrifica giocatori come Bertolo, come Alvarez. Ecco, questa è una scelta che potrebbe anche orientare le vostre linee guida in sede di mercato di gennaio. Ma guarda, mercato di gennaio noi non credo che faremo granché, perché già abbiamo fatto, nel senso che arriverà un grande giocatore che si chiama Vasquez. Mi sembra che oggi, guardando la rosa del Palermo, effettivamente pensare di portare a casa altri giocatori sia esagerato. Abbiamo giocatori che vanno in tribuna, in panchina, di altissima qualità. Ripeto, arriverà questo giocatore argentino di cui tutti parlano bene, che tra l'altro sta facendo benissimo nel suo paese, dove il campionato praticamente è quasi alla fine, finirà a dicembre, e quindi noi, diciamo, di mercato proprio non ci curiamo. Non c'è dubbio che questa squadra oggi è importante, perché ribadisco, come dicevi giustamente tu, giocatori come Bacinovic, Zavi, Niccoli partono dalla panchina, e poche società possono permettersi questo. E diciamo, non parliamo di altri che possono essere i vari Muñoz e quant'altro, quindi insomma Mantovani. Abbiamo una rosa talmente importante che non possiamo che essere fiduciosi. Ecco, noi dobbiamo avere un colpo d'ala, ci serve una grande prestazione a Udine, che veramente potrebbe cambiare lo stato delle cose. Vicepresidente, infatti il riferimento era un po' in uscita, perché questo magari ce lo può confermare anche lei da intenditore di calcio: la necessità di valorizzare questi talenti, tanti trequartisti, fa sì che difficilmente rivedremo il 4-4-2, quindi giocatori come Alvarez e Bertolo potrebbero essere un po' penalizzati. Ma vediamo, guarda, ancora c'è tanto tempo, il campionato è prima, diciamo, dell'apertura del mercato di gennaio, è lungo. Affronteremo adesso partite complicate, partite difficili. Devi pensare che noi abbiamo
Piniglia qua e Hernandez è diffidato, tu vedrai che nel giro di poco ci sarà spazio per tutti, quindi io non mi sento di dire che qualcuno siamo orientati a darlo via, perché credimi, per il momento non è assolutamente così. E vediamo da qui all'inizio di gennaio effettivamente cosa succede, dove sarà il Palermo posizionato. Vedremo un po', c'è tanto tempo ancora. Vicepresidente, prima di salutarla, le ultime cose, con lei volevo aprire brevemente una parentesi. Antonio Nocerino ha fatto triplette, è stato l'uomo, insomma, della un po' della settimana del Milan e inevitabilmente anche del Palermo. Oggi ci sono alcune dichiarazioni che ci lasciano un po' pensare. Volevo sapere se lei le aveva lette. In breve, insomma, ha detto: volevo rinnovare col Palermo, ero felice in rosa, ma Zamparini forse non era così d'accordo col tenermi, con adeguarmi il contratto. Le chiedo che sensazione ha avuto leggendo queste parole di Antonio, e se davvero le cose stanno così. Ma guarda, io ho letto queste parole di Antonio, e Antonio è un eccellente giocatore, oltre che un ragazzo particolare, simpatico, per bene, però non c'è dubbio che lui le cose, insomma, non so ora se stanno veramente così. Lui è in scadenza di contratto, il Palermo gli ha sottoposto un contratto da firmare, anche un bel contratto importante, lui non l'ha voluto firmare, se non è poi ha avuto questa opportunità, questa chiamata dal Milan a cui in pochi avrebbero rinunciato, quindi lui ha preferito andare via, e noi, anziché perderlo a parametro zero praticamente a inizio anno, abbiamo preso qualche cosa dalla vendita del Milan. Non c'è dubbio che siamo contenti per lui, per la sua carriera, è un giovane di 26 anni, quindi ancora ha tanto davanti, ma non c'è dubbio che noi oggi, non voglio dire che lo rimpiangiamo, ma insomma non lo rimpiangiamo, perché abbiamo giocatori, secondo me, come Barreto, Della Rocca, che effettivamente sono dei validissimi sostituti, quindi insomma lui sta facendo bene al Milan, noi siamo contenti, ma anche noi stiamo facendo bene. Una pillola ovviamente sulla gara di Udine, lei ha detto ci serve un colpo d'ala, ecco, potrebbe essere l'occasione giusta, ma l'avversario non è assolutamente dei migliori, vicepresidente. No, forse tra i peggiori, perché anche l'Udinese è oggi una delle squadre più in forma del campionato, però guarda, se guardiamo la classifica, l'Udinese, di cui si parla tantissimo come una delle squadre di rivelazione, in tutto dopo 8 giornate ha 2 punti in più del Palermo, quindi siamo due squadre abbastanza simili, loro in casa giocano bene, recuperano Di Natale che sembrerebbe debba giocare, almeno queste sono le notizie che ho letto oggi sulla stampa, e per noi sarà complicato, ma tutte le partite sono complicate, guarda, io non le trovo partite facili, anche quella di ieri era una partita difficile che noi dovevamo vincere a tutti i costi, abbiamo fatto i 3 punti, abbiamo portato a casa i 3 punti fondamentali. Udine è importante perché se noi interrompiamo questo trend negativo di trasferte in Roma e Milan, effettivamente possiamo affrontare questa fase del campionato con maggior coraggio. Per me è importante venire fuori da Udine con qualche punto. Vicepresidente, in 10 secondi un nome del giocatore dell'Udinese che teme di più, Di Natale ovviamente escluso perché sarebbe troppo facile, vicepresidente. Ah, guarda, per me loro hanno un giocatore straordinario che è a Samoa, un giocatore che mi piace moltissimo, un giocatore di grande talento, di grande qualità e anche di grande forza fisica. Per me è uno dei più grandi centrocampisti che ci siano nel calcio italiano, quindi guarda, tu hai detto Di Natale, ma oltre Di Natale ti posso elencare Isla, Asamoah, Armero, questa è una squadra importante, Pinzi che è il loro regista di centrocampo, giocatore importantissimo, il portiere Andanovic che oggi forse è il portiere più forte che c'è nel campionato italiano, insomma è una squadra veramente importante, però ribadisco, noi siamo lì in classifica quasi insieme a loro, andiamo sicuramente a giocarcela, però la partita non posso nascondere che è complicata. Vicepresidente, è troppo dire veramente 10 secondi che Francesco Guidolin oggi è il migliore allenatore italiano? Ah, certamente è tra i migliori, ma sono i risultati che lo dimostrano. Lui è un allenatore serio, di grande capacità, e quello che sta facendo a Udine obiettivamente ha dell'incredibile, soprattutto quello che ha fatto a Udine l'anno scorso, portare in Champions ai preliminari una squadra che era partita con un punto nelle prime 5 partite e soprattutto facendogli giocare un grandissimo calcio, cosa che anche quest'anno gli sta succedendo, avendo perso giocatori che si chiamano Hiller e Sanchez e Zapata. Sanchez, voglio dire, non è da tutti, quindi Guidolin certamente non lo scopro io, è un grandissimo allenatore. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.